siamo tornate con questo ritmo incalzante. È lui, è Jerry Calà, mamma mia, con un'altra estate che va, ma facciamocela raccontare proprio da lui. Buona domenica, Jerry. Buona domenica a voi, amici di Studio 95, buona domenica. Come state? Allora, come stai, Jerry? Non mi dire che ti ho svegliato, tu che la sera fai le ore piccole. No, ma adesso, c'ho un breve periodo di vacanza con la mia famiglia, per cui no, sto facendo orari abbastanza umani, non quelli del lavoro, per cui sono già sveglio, tranquilli. Allora, parliamo di questa di questo singolo, di questo pezzo che sta andando, che un sacco di visualizzazioni sui social, un'altra estate che va, e si racconta un po' dell'estate di oggi e dell'estate di ieri, delle generazioni. E tu, chi meglio di te ci può raccontare le differenze? Esatto, allora, lo spunto mi è venuto dal fatto, allora tu devi sapere che io, nonostante la mia età, voglio dire, alle numerose serate che faccio, io faccio un sacco di serate, di spettacoli in tutta Italia tutto l'anno, tra l'altro sempre gremiti di gente, e ho un pubblico molto giovane, incredibilmente, perché ho fatto dei film, insomma, che sono rimasti nel cuore della gente e anche i ragazzi magari li scoprono adesso e capiscono, insomma, che erano dei film un po' speciali, un po' forse diversi da quelli di oggi, e ci si affeziona. Detto questo, durante lo spettacolo io faccio un monologhetto dove li prendo un po' in giro questi ragazzi, dicendo: ma voi come vi fidanzate? Noi ci fidanzavamo perché nei locali ci mettevano ogni tre veloci, ci mettevano due lenti, allora sai, ballando in letto, uno chiedeva: vuoi essere la mia ragazza? Insomma, ci si fidanzava così. Dico: voi come vi fidanzavate? E qualcuno alle volte mi risponde su WhatsApp, e io dico: no, dai, non si può fidanzare su WhatsApp. E dopo cosa fate? Vi lasciate su Facebook? Ma no, non si può. E poi... Sì, dimmi. E poi ritornano su Instagram. Esatto. E allora... Ho detto va bene essere social, però cercate di guardarvi ancora negli occhi e di, insomma, di socializzare anche un po' dal vivo, perché se no, come dico nella canzone, siete dei gabbiani azzurri intrappolati su WhatsApp, insomma. Ecco. Sì. E quindi ho girato anche questo video ricreando un po' l'atmosfera di Sapore di Mare, l'ho girato proprio al Forte, al Forte dei Bardi, alla Cappadina, proprio per raccontare, per far vedere ai ragazzi, insomma, un po' l'atmosfera di allora, quando, come dico nella canzone, sentivo l'odore del mare e il sapore di sale. E quindi l'ho dedicata anche a mio figlio, che ha 15 anni e che fa una partecipazione nel video con me, insieme a due youtuber amatissimi dai più giovani, Pantellas, che nel video mi fanno, sì, un po' da contraltare generazionale, e si autoprendono in giro con delle gag, appunto, in merito ai social. Beh, tocchi una sfonda, un discorso che si, anche noi donne, no? Una volta si entravano queste donne nei locali, maschietti lì a corteggiarli, a vedere chi a fine serata poi potevi offrire un drink. Adesso è un po' molto difficile, perché prima WhatsApp, ma adesso addirittura se vai a ballare tutti con il cellulare a fare le storie, quindi non pensi neanche a comunicare. Sai cosa, poi una volta sono andato in un ristorante, mi sono proprio, sono rimasto perché c'erano due ragazzini, e io li ho osservati, a me piace molto osservare la gente. C'erano due ragazzini giovani, bellissimi, che cenavano, e invece di guardarsi appunto negli occhi, ognuno guardava il suo cellulare. Infatti questa cosa l'ho messa anche nel video, quando canto siete dei gabbiani azzurri intrappolati su WhatsApp, che da dietro sembra che due ragazzi si tengano teneramente per mano, e poi
la camera vada avanti e vedi che ognuno si sta facendo, sta sbalettando sul suo cellulare. Ecco, questa cosa sono, mi è rimasta impressa, allora insieme a Dante e Ruffio, gli autori, i Two Fingers, con i quali abbiamo prodotto insieme questo pezzo, ci è venuta questa idea, e devo dire insomma che mi sembra insomma modestamente dico, tra le canzoni dell'estate mi sembra una canzone che abbia anche un senso, che abbia anche un piccolo non chiamiamolo messaggio, ma insomma una piccola riflessione, insomma, ecco. Sì, devo dire che la riflessione è molto ironica, tutto quello che vogliamo, però effettivamente si tocca un argomento, te lo dico da donna, perché non ci sono più quei, quando ancora guardiamo Sapore di Sale e Abbronzatissimi, vari film, ancora c'è tanta nostalgia, c'è voglia della canzone romantica, del falò, degli abbracci, tutte queste cose qua effettivamente tu le stai toccando, perché con la musica di oggi e soprattutto con i rapporti non ci sono più. Infatti, parlando con le figlie dei miei amici, che così ventenni, così che io mi faccio un po' raccontare perché voglio sapere, così, queste ragazze dicono, caspita, ma a noi, dice, quando vi sentiamo parlare a voi di come vi siete conosciuti, delle cose così, a noi tutta questa cosa qua ci manca, perché i ragazzi oggi non ci corteggiano più. Allora Gerry, fai un appello, come un appello, corteggiate, ecco, basta, corteggiate, siate teneri, siate anche, fatele ridere, ha capito, le repre. La musica dovrebbe unire, come dici tu, un lento, devo dire che facciamo delle serate, no? E c'è una serata poi particolare che si chiama proprio Vespa Club, dove la tua musica viene ascoltata, tra le altre cose nella copertina spesso e volentieri mettiamo la tua immagine, perché si rappresenta quello che è l'estate, un po' Forte dei Marmi, la capannina e via dicendo, cerchiamo di riprendere quel genere lì, mentre il DJ mette la canzone tosta, quella insomma bella che ti fa ballare, a un certo punto ti mette quella lenta che è lì, che dovresti in teoria abbracciarti, e onestamente invece degli abbracci fanno la storia su Instagram. Le storie, le tipe che si fa le storie. Vabbè. E allora, invece il tuo tour, perché tu stai girando già da agosto, ci sono varie tappe, avremo il piacere di vederti in Calabria, a Reggio Calabria? Organizzato. Ok, quindi possiamo organizzare, ci stai? Sì, organizzate. Ok. Sì, io adesso ad agosto faccio tutti i mercoledì che io qui ho le tue tappe addirittura, abbiamo il primo Forte dei Marmi, poi abbiamo il 3 agosto Cagliari, poi Golfo di Marinella, Forte dei Marmi ancora, insomma, fino ad arrivare a Paria, a Pavia, a Casirate d'Addia, insomma un po' ovunque, e quindi noi ti aspettiamo anche a Reggio Calabria, quindi sta adesso a noi organizzare, ok? Va bene. Ti lascio 10 secondi, presenta il tuo disco qui agli amici di Radio Studio 95, così insomma possiamo ricordare che zio Gerry ci consiglia di spegnere i cellulari e fare più all'amore. E di guardarvi negli occhi, vi consiglio, guardatevi negli occhi e datevi tanti baci ascoltando lo zio Gerry, che quest'estate vi propone questa, spero, futura hit, Un'altra estate che va.